Non lo so, io non lo so. Non lo so, mi devo incazzare. Mi devo essere felice. Non lo so. Lo so, io me la sento l'incazzatura. Io me la sento. Perché? Perché abbiamo perso il titolo costruttore di un punto, tipo una roba del genere. Però ci sono delle cose da dire. C'è da farsi una domanda e c'è da farsi una risposta. Perché mettere le stesse gomme a Sainz, che se non si fermava magari quel punto era vitale, perché rasse la penalità e cazzi mazzi ci potevo andare pari. Però non l'avete fatto e Leclerc ha rallentato e quindi così la punti... No, vabbè, no, ma io non ce la posso fare. Cioè non so come cazzo descrive sto finale di stagione. Io non lo so, cioè ditemelo voi, perché non ci ho capito un cazzo. Questo è uno sport finito. Perché non si capisce. Come puoi dare una penalità di 5 secondi a Perez per quella cazzata? Come puoi? Cioè tu non puoi fare una cosa del genere. Non ci capisce. Stava andando bene la figlia. Stava andando bene. Però non lo so. Che cazzo devo fare? No, sono incazzato. Perché dovremmo essere felici? Certo che sono incazzato. Ovvio. Ma non solo, perché l'RSI non mi funziona di nuovo, e l'ho detto anche nel video di Bagnai Campione del Mondo, che penso sospendo l'abbonamento perché va a fanculo. Non mi può rovinare l'ultima gara della stagione di MotoGP, me la stavo rovinando di Formula 1, poi però la MotoGP l'ho smessa perché la fanno in contemporanea, ho visto la Formula 1 però che non funzionava, e quindi così. No ragazzi, oggi è stato così, io lo ripeto per l'ennesima volta. Io faccio di tutto per portarmi tutti i contenuti completi, ma non ci riesco a volte. Non ci riesco a portarli tutti subito, però lo voglio fare, perché mi imputto. Però non ci riesco a volte a portarli tutti subito. Primo, per quelle buste di merda che organizzano gli orari. Gli orari fanno la Formula 1 e la MotoGP in contemporanea quando si giocano campionato costruttori e campionato piloti. Cioè, io non ho parole. Ma che... Perché fare questo? Perché ci sta la Coppa Davis, mi ha detto mio padre, del tennis. Però che cazzo! Sono due cose completamente diverse. Perché? Perché bisogna farle contemporanea? Perché? Che la Coppa Davis la fai in un altro orario, un altro giorno? Perché il motorsport è più seguito del tennis, mi sembra. O sbaglio, non lo so. Magari sto di cazzate su cazzate. Però non è giusta sta cosa. Primo. Secondo, poi ho fatto tutte le cose, le repliche, la MotoGP me la metto alle 5, no vabbè, ma poi vediamolo adesso perché tanto la Formula non funziona. Poi c'è Roma Udinese alle 18 che metterò da zona, signori, e basta, non ci saranno scuse, me la vedo live tutta e basta. Sto al compleanno del mio amico, ma li sputo in faccia piuttosto che non guardarmi la partita. Se la prende in culo. E basta. Vabbè. Che... Io ci provo. Cioè, non volevo urlare così la stagione, mezzo ingazzato. Cioè, Bagnaia, cazzo, è campione del mondo. Però pure quella Forlai Ferrari fa ingazzare. E l'RSI e gli orari. Cioè, io non ce la faccio più. Boh, ci sta. Oh, è finita. Basta. E qui ci vediamo nel 2024. Ciao Formula 1, ciao MotoGP. Ma boh, ci sta la serie A. Basta. Boh, ci sta la mia roba. È stato fantastico quest'anno di motorsport. È stato bellissimo lo stesso. Non mi interessa. FIA a parte. E fusi orari a parte. RSI a parte. Non mi interessa perché io amo la follia, il motorsport. E continuerò a fare sempre queste cose. Anche se mi vedete nervoso. E così. Basta, non so cosa più dire, basta.